Allora, visto che stamattina non riusciamo a fare sicuramente tutto, cominciamo a vedere, a fissare due o tre punti facili. Cominciamo a fare un primo lemma, diciamo, che sarebbe il teorema di Binet nel caso di matrici triangolari. Se A B appartenenti a Rn per n sono triangolari superiori, cioè hanno i numeri di, diciamo, sotto la diagonale principale uguale a 0, allora questo è un caso particolare, determinante di A per B è uguale al determinante di A per il determinante di B. Va bene? La dimostrazione è banale, perché guardate come è fatta la matrice è fatta con A e la matrice è questa qui. E qua ci sono tutti i zeri. Questo è A. Allo stesso modo B è la matrice e qua ci sono tutti i zeri. Adesso andiamo a calcolare C e J e supponiamo che l'indice di riga sia maggiore dell'indice di colonna, cioè siamo qua sotto sulla matrice C. Questo C e J è uguale a somma per H che va da 1 a N di A I H di H J. Cioè è uguale alla somma per H che va da 1 fino a J di A I H di H J più la somma per H che va da J più 1 fino a N di B di IH di HG. Ho spezzato questa somma in due pezzi. Notate che qui H, in questa somma qua, H è più piccolo di J che è più piccolo di I. Quindi IH ha un indice di riga che è maggiore dell'indice di colonna, cioè IH sta qua. Ma se sta sotto la diagonale superiore vuol dire che tutti questi IH fanno tutti 0. Sto pezzo qua fa 0. E quindi sta somma fanno tutti 0. Similmente qua H è maggiore o uguale di J più 1 che è maggiore o uguale di J, che è fisso. Quindi stavolta è questo che fa 0, perché anche in questo caso stavolta questo non mi importa, ma stavolta è l'indice di riga di B che è maggiore dell'indice di colonna di B, e quindi anche questo qui stavolta è l'altro termine del prodotto che fa 0, quindi e anche questa somma qui si ride, quindi in totale viene 0. Questo se I è maggiore di J. Quindi quando vado a scrivere C, com'è fatta C? Sotto la diagonale c'ha tutti i zeri come prima. Andiamo a fare invece CII. CII è la somma per H che va da 1 a N di IH di HI. Stavolta la scriviamo in tre pezzi. La somma per H che va da 1 a I-1 di IH di HI più AII BII più la somma in questo primo pezzo più il secondo pezzo più la somma per H che va da I più 1 fino a N di AIH BHI. Come prima qui è 0A
qui è 0 il termine di B, quindi queste due somme non compaiono. Questo però non è 0. Che ne so io se è 0 o no? Sono il prodotto di due elementi che stanno sulla diagonale di A per un elemento che sta sulla diagonale di B. Quindi alla fine viene AII, BII. Quindi sulla diagonale principale cosa ci viene? Al primo posto viene A11, B11, poi A22, B22, fino ad arrivare ad ANN, BNN. E qua non mi interessa, perché tanto per calcolare il determinante ormai è una matrice triangolare, quindi il determinante lo posso calcolare. Quindi adesso il determinante di C quanto fa? Fa A11, B11 per ANN, BNN. Ma adesso fatemi cancellare il C che non mi serve più. Questi sono numeri. Allora i numeri commutano. Posso anche scrivere A11 ANN per B11 BNN. Allora questo è il determinante di A, questo è il determinante di B e il teorema di Binet nel caso delle matrici triangolari è dimostrato. Quindi là è facile. Facciamo un esempio con i numeri, perché sennò uno non si fissa, no? Prendiamo questa matrice qua, 1, 5, 0, 2. Poi prendiamo la matrice 3, 1, 0, meno 1. Fate il prodotto. Adesso vedete che qua mi viene 3, poi viene 1 meno 5 fa meno 4, poi mi viene 0, poi mi viene meno 2. Ah, guardate, 1 per 3 fa 3, 2 per meno 1 fa meno 2. Sopra non mi interessa, mi interessa quello sulla diagonale. Gli elementi sulla diagonale sono il prodotto dei corrispettivi elementi sulla diagonale di A e di B. Quindi quando vado a fare il determinante ottengo tutto questo prodotto, mettendo prima tutte le A e dopo tutte le B ottengo proprio il determinante di A e il determinante di B. E il lemma è dimostrato. Oh. Bene, vediamo se ci abbiamo ancora 10 minuti. Abbiamo anche 12. Allora, in 10 minuti però non ce la faccio a fare il teorema di Binet nel caso generale. Allora voglio fare prima definire cos'è un sistema di equazioni di m equazioni lineari in n incognite. È questa scrittura qua. Abbiamo messo a sistema le seguenti equazioni: A11 x con 1 io sto prendendo delle incognite x con x con n, più correttamente sarebbero chiamate indeterminate, e ne sto facendo una combinazione lineare.
faccio una prima combinazione lineare e dico che è uguale a un certo valore, poi ne faccio un'altra combinazione lineare e dico che è uguale a un secondo valore, faccio di queste combinazioni lineari ne faccio m, e il risultato ci metto m numeri reali diversi, numeri reali uguali diversi. Oh, come vedete, per poter fare questo gli indici di combinazione, i coefficienti di combinazione devono portare due indici. Uno perché è l'indice relativo all'incognita, per esempio qua c'è 1 perché è l'incognita 1, n, scusate qua c'è n, perché è l'incognita n. La stessa cosa qua, 1 perché è l'incognita 1, n perché è l'incognita n, il secondo indice. Il primo indice invece è l'indice dell'equazione, perché è chiaro che se io riscrivo la seconda equazione come la prima, vuol dire che i coefficienti sono gli stessi, allora l'equazione è la stessa. Allora i coefficienti devono cambiare, allora nella prima equazione ci metto a 1, 1, nella seconda equazione metterò a 2, 1, x con 1, più a 2, n, x con n, uguale b con 2. Nella terza scriverò 3, 1, eccetera, eccetera, nell'ultima scriverò a m1, x con 1, più a m, n, x con n, uguale b con n. Questo è un generico sistema di m lineare, di m equazioni in n incognite. Ora, normalmente, adesso noi la prossima cosa che dobbiamo studiare quei sistemi. Quindi cosa dobbiamo studiare? Dobbiamo studiare e vedere se ci sono soluzioni, che potrebbero succedere, possono esserci, possono anche non esserci. Ah, quindi se le soluzioni sono zero, oppure se la soluzione esiste, magari è unica, può capitare, vedremo quando capiterà, può capitare, anzi capita in un caso ben preciso, solo in quel caso, capita quando m uguale a n è la matrice dei coefficienti a determinante diverso da 0, e solo in quel caso. Invece, se non vedremo che se non è, diciamo, se non capita nessuna di queste due cose, cioè se il sistema è risolubile però la soluzione non è unica, non è come nelle equazioni di, diciamo, nei sistemi di in un'incognita, ma magari di due incognite, però di equazioni di grado 2, eccetera, che possiamo avere 2, 4, 5, 8 soluzioni, eccetera. No, qua le soluzioni o non ci stanno, o sono una, o è una, o sono infinite. È chiaro? Perché vedremo che lo spazio delle soluzioni di questo di questo sistema lineare è uno spazio affine, cioè il traslato è uno spazio vettoriale. Questo spazio affine, se ha dimensione 0, è un punto e quindi la soluzione sarà unica. Può anche, siccome l'intersezione di vari iperpiani, se gli iperpiani non si intersecano può venire insieme vuoto, ma può anche succedere che gli iperpiani si intersecano su una retta o su uno spazio di dimensione più grande. In quel caso lo spazio conterrà infinite soluzioni. Sarà il traslato dello spazio vettoriale, quindi cosa sarà finito? Sarà la dimensione. La dimensione quanto sarà? Sarà n meno il rango della matrice A. Però se il sistema è risolubile. Come si farà a vedere se il sistema è risolubile? Come si farà a vedere se il sistema si può risolvere? Questo ci sono 5 minuti e mi basta, no? Mi avanzo pure. Allora, cominciamo a vedere condizione. Io questo lo posso scrivere in questo modo compatto: ax uguale b. Cominciamo a vedere questo. A è la matrice a11 a1n am1 amn. X è un vettore colonna, è x1 xn, e b è un vettore sempre colonna, però b1 bm, perché ricordatevi che questa è una matrice
m per n, questo è un vettore colonna, quindi è una matrice n per 1. Quando faccio il prodotto righe per colonne mi verrà una matrice m per 1. Va bene? N, n si toglie, rimane m, b e 1 volte. Ok, abbiamo quasi finito. Se il sistema è risolubile, io questa cosa la posso scrivere anche così. Guardatela, guardate come vettori. Questo vettore qua, chi è? È x con 1, ci sta sempre sulla prima colonna, moltiplicato per la, per la colonna A1, o no? Questa non è la prima colonna di A. Poi la posso scrivere come più x con 2 per la seconda colonna di A, A2, più x con n per l'ultima colonna di A. E questo deve essere il vettore B. Quindi il mio sistema è risolubile, si può risolvere, se solo se, qua cosa c'è scritto? Guardando la con 1, con 2, con n come colonne fisse, non c'è scritto che una combinazione lineare di queste colonne fa B. Quindi se solo se B appartiene allo span di A1 a n. Quindi se solo se la dimensione dello span di A1 a n, in alto perché sono colonne, è uguale alla dimensione dello span di A1 a n b. Cioè se io aggiungo b a queste colonne, la dimensione dello span non cambia, perché b lo generavo già con le colonne a1 a n. Allora quelle colonne generano uno spazio di dimensione k, ci aggiungo b, la dimensione non cambia perché b dipende linearmente da quelle colonne. Questa è, si chiama condizione di compatibilità del sistema, ed è un primo risultato, e poi organizzeremo nel teorema, cosiddetto teorema di Ruchet-Capelli. Sono due tizi, Ruchet-Capelli erano. Quindi questo che significa? Significa in termini di matrici che il rango della matrice A deve essere uguale al rango della matrice, si chiama completa, cioè la matrice A alla quale aggiunge la colonna verticale B. Se ci aggiungo B, il rango non cambia. Questa è la condizione di compatibilità. Il sistema è risolubile se e solo se vale questa condizione. Quindi una prima cosa, io mi faccio la matrice dei coefficienti, faccio il rango, è 3, ci aggiungo B, viene ancora 3, sta a posto. È chiaro? Il sistema è risolubile. Poi dopo vediamo quale soluzione c'è. Bene. Per oggi basta.